E noi vogliamo difendere l'autonomia del Friuli Venezia Giulia. Se passasse un referendum contro l'autonomia differenziata vorrebbe mettere in discussione tutte le autonomie, anche quelle speciali. Noi non possiamo permettere che la nostra specialità, che ci permette oggi di dare risposte alle imprese, risposte ai cittadini, i contributi che diamo, le infrastrutture che facciamo, non ci siano più. Chi utilizza in modo diciamo molto speculativo dal punto di vista politico il referendum contro l'autonomia differenziata oggi sta giocando col fuoco sulla pelle e sulle spalle dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Con queste parole il presidente della regione Massimiliano Fedriga ribadisce il concetto espresso già ieri nell'aula del consiglio regionale dalla maggioranza di centrodestra riguardo alla legge Calderoli sull'autonomia differenziata e la richiesta delle opposizioni di un referendum abrogativo su tale norma. La maggioranza si è dimostrata compatta in tal senso, scansando i pericoli di una perdita di autonomia e il paventato squilibrio che si potrebbe verificare a livello nazionale. Un altro tema che il governatore ha affrontato oggi è quello della riorganizzazione della base di Aviano e il possibile esubero di 44 lavoratori. No, ma stiamo già lavorando su tutte anche queste criticità lavorative che ci sono. Fortunatamente abbiamo un sistema forte di grosse crisi in Friuli Venezia Giulia, oggi di fatto le abbiamo risolto, le stiamo risolvendo tutte, ma ovviamente dobbiamo mettere il contributo regionale anche su numeri più piccoli ma comunque gravi, perché coinvolgono i cittadini della nostra regione. Quindi noi abbiamo un'interlocuzione, abbiamo già iniziato un'interlocuzione per cercare di trovare delle soluzioni.